Benvenuti sul mio canale in questo nuovo episodio della serie Diario del Campo Base. Oggi mi trovo in laboratorio perché volevo mostrarvi la realizzazione di una semplice sega con struttura a telaio. Oggi non mi dilungherò sui termini tecnici e i dettagli delle varie lame per sega che si possono trovare in commercio perché ho già trattato questo argomento nei precedenti video in cui ho discusso delle attrezzature bushcraft. Se siete interessati quindi alle terminologie delle varie lame, vi invito cortesemente a visionare i due filmati che ho presentato, i cui link trovate qua sotto nella sezione della descrizione del video. Per la struttura della mia sega telaio utilizzerò esclusivamente materiale di recupero, cioè degli steli di legno che ho recuperato dagli Europallet. Più precisamente mi servono due listelli di legno che siano di dimensioni nettamente superiori alla lama che andrò ad utilizzare, perché verranno utilizzati come montanti. Poi ho necessità di recuperare anche un pezzettino di legno, sempre della stessa lunghezza, più o meno la stessa lunghezza della lama, che verrà utilizzato in luogo della traversa. Poi altri due pezzettini di legno, adesso vedremo qual è il più leggero e quello più funzionale, per la realizzazione della nottola, che andrà sul meccanismo di torsione, quindi servirà poi come tenditore, avvolgendo la corda sui due montanti per porre bene in trazione la mia lama una volta che ho realizzato la mia sega telaio. La lama che ho acquistato è una Bushman di 21 pollici, quindi sono 530 mm. Utilizzerò poi una classica seghetta da falegname di precisione a dentatura sottile per effettuare il lavoro e poi un vecchio trapano manuale per fare i fori di fissaggio per la lama. Adesso andiamo a vedere come realizzare questo oggetto. Il listello di recupero ha una larghezza di 5 cm, quindi ho segnato con una riga la linea di mezzeria, che è 2,5 cm. Poi ho deciso di inserire il perno di fissaggio della lama a 2 cm dalla base della mia spalla. Questo sarà un segatelaio a lama fissa, di conseguenza non ho previsto l'esistenza delle caviglie. Lo stesso intervento l'ho fatto sul listello opposto. Con la disposizione che ho scelto della lama e dei montanti, avrò un'escursione totale della lama pari a 46 cm. Ora, in genere si utilizzano i 2/3 dell'escursione utile della lama per tagliare un tronco. A conti fatti, su 46 cm avrei a disposizione dai 30 ai 33 cm di lama. Di conseguenza io posso affrontare diametri di tronchi non superiori ai 30, 33, 34 cm. Poiché una volta che io ho tagliato il mio tronco, la lama si troverà nella parte inferiore, io devo fare in modo che la traversa mi permetta di affondare completamente la lama senza essere toccata dalla circonferenza del tronco. Di conseguenza, se io prevedo di tagliare tronchi da più o meno del diametro di 30 cm, dovrò posizionare la parte inferiore della mia traversa a una distanza pari a 30 cm dal bordo inferiore della lama. In questo modo, man mano che taglio il tronco, lo stesso si avvicinerà sempre di più alla traversa senza toccarlo e io potrò completamente tagliare il mio pezzo di legno senza problemi. Una volta che ho marcato con la matita la distanza a cui dovrà essere inserita la traversa, io ho provveduto a riportare la larghezza massima della mia traversa sui due montanti. Poi ho segnato, ho riportato anche all'interno dei montanti sempre lo spessore della traversa e ho segnato la linea di mezzeria. Perché ho fatto questo tipo di lavoro? Perché la traversa andrà incastrata col metodo del tenone della mortasa. La mortasa è un recesso che andrà creato all'interno dei due montanti, mentre il tenone non sarà altro che un risalto che verrà creato fresando a mano, nel mio caso, lungo tutta la superficie laterale
della mia traversa in modo da creare un sistema di incastro che permetta di sposare la traversa con i due montanti, lasciando ovviamente un minimo di gioco, anche perché il meccanismo del tirante dovrà diciamo, azionare, creare una sorta di azione basculante in modo da poter tendere perfettamente la lama della mia sega. Poiché la lama dovrà essere inserita all'interno dei due montanti, ho provveduto a individuare il punto di taglio per creare l'invito, la feritoia in cui io dovrò inserire la lama per poterla poi bloccare con il perno. Poiché il listello è largo 2 cm, la linea di mezzeria è a 1 cm esatto, quindi ho segnato la linea di fenditura che dovrò seguire poi con il taglio che effettuerò utilizzando un seghetto di precisione. Così riuscirò a creare la mia fenditura, il mio taglio in cui potrò immergere e potrò far calare la lama sino al punto in cui inserirò il perno di fissaggio. Ovviamente lo stesso lavoro l'ho riportato anche sull'altro montante. Poiché la mia traversa si trova a 30 cm dal bordo della lama, ho deciso che la lunghezza dei miei montanti debba essere al massimo 60 cm. Quindi li ho resi identici, tagliando l'eccesso di uno dei due che era un centimetro e mezzo più lungo e li ho portati entrambi a 60 centimetri. Adesso posso procedere con i tagli delle fenditure in cui andrò a inserire la lama utilizzando questo seghetto estremamente sottile. Una volta che ho realizzato le feritoie per inserire la lama, provvedo a realizzare le sedi per i perni utilizzando un trapano manuale. Ecco, certo, non è un lavoro da super falegname, io non lo sono falegname, no? Però posso ritenermi soddisfatto, i fori sono in asse, se non altro il taglio più o meno è decente, il taglio della feritoia per l'inserimento della lama, i perni entrano, quindi adesso che ho provveduto a questo tipo di lavoro vediamo un attimo come risulta la lama una volta inserita e poi provvederò ad andare avanti con il lavoro. Beh, ho inserito la lama nelle feritoie. C'è un gioco minimo dovuto chiaramente alla differenza di diametro tra perno e foro di fissaggio, i fori di fissaggio della lama. Ora è morbida, chiaramente. Una volta che avrò realizzato l'incastro a tenoni mortase, poi provvederò a verificare la reale funzionalità di questo oggetto. Ora, a me non serve entrare eccessivamente all'interno dei montanti, quindi la mortasa che andrò a realizzare sarà profonda circa 2 centimetri e di conseguenza anche la sua controparte, cioè il tenone che andrò a realizzare, sarà circa 2 centimetri. Una volta che ho messo in squadra i montanti sul banco da lavoro, vado a individuare la linea di taglio della mia traversa, perché ovviamente è più lunga, essendo un pezzo di recupero non era perfetta. Quindi anche qui lascio i 2 cm in cui ricaverò il mio tenone e asporterò tutta la parte che non mi interessa. Adesso la traversa è perfettamente dimensionata, questo è il pezzo che ho tirato via. Ora procedo alla realizzazione del mio tenone. Una volta che ho segnato con la matita lo spazio che dovrà essere asportato, quindi 2 cm dal bordo, incomincio a lavorare con una lima bastarda ad asportare circa
mezzo centimetro di legno lungo tutta la superficie laterale della mia traversa per realizzare la porzione di incastro. Questo è il primo tenone, adesso mi occupo di realizzare l'altro. Stesso procedimento. So che esistono strumenti elettromeccanici tipo fresette che mi potrebbero aiutare nel lavoro, ma è proprio una scelta personale. Voglio vedere sino a che punto riesco ad arrivare utilizzando gli strumenti che utilizzava mio nonno, mio padre, senza per forza utilizzare tecniche legate all'energia elettrica, alla rete. Un giorno che dovesse mancare, dovessi lavorare per scelta o per necessità all'interno di un bosco, chiaramente ho bisogno di strumenti rigorosamente manuali. I tenoni sono terminati. Sono di un centimetro per tre, entrambi. Più o meno le spalle sono sufficientemente dritte. Adesso devo provvedere a realizzare le mortase che abbiano una luce di un centimetro per tre. E per fare questo utilizzerò una sgorbia. La mortasa dovrà essere costruita in modo che il mio tenone sia esattamente a metà dell'area che ho precedentemente segnato. Quindi con una matita vado a segnare il profilo di scavo della mia mortasa. Come dicevo, avrà un po' di gioco per permettere l'effetto basculante. Ecco fatto. Questa è la zona che dovrò asportare. Per 2 cm di profondità. Controllerò passo passo di non esagerare, perché è meglio pensarci due volte prima di tagliare o di asportare, perché per asportare c'è sempre tempo, ma aggiungere non si può aggiungere poi materiale una volta che non c'è più. È perfetto e avanti così. La mortasa ultimata, devo dire che ci ho messo parecchio tempo, ovviamente lavorando a mano con le sgorbie il lavoro è decisamente più lungo che utilizzare che con l'uso di una fresetta. Il mio tenone entra perfettamente e ha quel minimo di gioco che permette l'effetto basculante. Chiaramente è reversibile, posso usare anche l'altro tenone ovviamente, perché intanto all'inizio poi non saprò mai, una volta che è smontata, quando lo rimonto, qual è il tenone che sposa questa mortasa e viceversa. Di conseguenza devo fare entrambe uguali. Ho provvisoriamente assemblato la mia sega una volta che ho terminato l'incastro tenone e mortase. A questo punto devo verificare qual è la distanza che intercorre tra le parti esterne dei montanti, dove si inserisce la lama e dove andrà il tenditore. Allora, qui io ho una distanza di 55 cm esterno-esterno. Qui invece mi trovo una distanza di 55 cm e mezzo esterno-esterno, quasi 6. Quindi direi che sono andato a misura, quindi in squadra. Una volta che avrò il tenditore e stringerò il cavo, avrò sicuramente una sega telaio perfettamente in squadra che mi permetterà di tagliare. Prima di mettere il tenditore, prendo la mia
lima bastarda e vado a smussare tutti quanti gli spigoli vivi dei montanti. In questo modo avrò una, diciamo, maggiore ergonomicità e una miglior presa sui montanti una volta che dovrò azionare il mio strumento di taglio. Qui ho messo a confronto il montante che ho trattato con la lima bastarda e il montante che è rimasto ancora grezzo. Il passo successivo sarà quello di effettuare il lavoro di sgrossatura sul secondo montante, poi passare con la carta vetro in modo da assottigliare molto, da rifinire bene le superfici, quindi costruirmi la nottola, carteggiare anche questa. Questo è l'aspetto che assumono i montanti dopo che li ho carteggiati e con una carta vetro in grana 60. Questa è la traversa. Si può notare il punto di giunzione tra tenone e mortasa. Non è un lavoro molto fine, perché a me serviva fondamentalmente unire la traversa con i montanti, non in modo fisso, perché questa sarà comunque una sega smontabile che mi dovrò portare sul campo. Ovviamente ho fatto una prova generale prima di mettermi a carteggiare e mi sono reso conto che i montanti erano effettivamente leggermente lunghi e quindi rendevano decisamente scomodo l'utilizzo di questo strumento. Di conseguenza ho provveduto a tagliarne circa 4 cm e mezzo scarsi e in questo modo la maneggevolezza è decisamente migliorata. È il momento di effettuare una prova su campo di questa sega telaio che ho costruito. Quindi qui ho tutti i pezzi, la nottola che ho ricavato un pezzo di legno senza troppe pretese, il cavo tenditore che ho fatto in modo che potesse fare due giri tra i montanti. Adesso non mi resta che montare la mia sega a telaio. Chase the years away. At 83, the seeds of youth have all been planted. I see the harvest in a fading memory. Another morning, how I'd love to see my children, but they have all grown up and away to other lives. Jim is a doctor, Bill's a pilot, they don't call often. We lost Sarah in the fire of 65. Now the days are growing longer. Arrotolando la nottola lungo il cavo tenditore, faccio in modo che i montanti entrino in trazione tramite la traversa e tendano perfettamente la lama della mia sega. Ecco, la nottola fa battuta sulla traversa e impedisce il movimento, utilizzando il tenditore, impedisce il movimento di questo telaio. Una volta montato possiamo provare ad utilizzarlo. Per la prova utilizzo questo ramo, questo albero abbattuto. Ok, direi che ha superato abbondantemente la prova.
con questa prova sul campo termina questo video della serie Il Diario del Campo Base, dedicato alla costruzione di una sega a telaio smontabile per potersela portare dietro durante le attività boschive. Nella sezione descrittiva di questo video troverete anche dei riferimenti bibliografici a una serie di libri da cui io normalmente attingo per le mie sperimentazioni, soprattutto in previsione di incontri che effettuerò in oratorio. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Se avete delle domande potete farne nella sezione dei commenti al video, cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile, quindi vi do appuntamento ad un prossimo video della serie.